Che differenza c'è tra l'impasto della pizza normale e l'impasto della pizza a fiamma? Che questo è più buono. Ah. Vabbè, ci sta l'ingrediente segreto che chiaramente è un po' di modì perché è normale. Certo. Qui ce l'abbiamo chiusa, Senti. Come fai? Oh, le stavi a tutti, perché si stanno tutti. Qual è il segreto di questa pizza che si gonfia così bella? Allora, l'impasto è normale, è semplicemente quello del pane, soltanto che il calore della pietra e la fiamma sopra creano questo distacco della pizza alla pasta che la fa staccare al centro. Adesso vediamo come si gonfia e dentro rimane vuota. Questa qua in antichità la usavano per la prova del forno prima di cuocere il pane. Quando c'era la fiamma e succedeva di questo, cioè la pizza si gonfiava, sì. Il forno era a temperatura, perché prima non c'era, era a temperatura per poter inserire il pane, togliere la fiamma e inserire il pane. La differenza diciamo di una focaccia? La differenza di una focaccia è che se noi non abbiamo un forno a legna con la fiamma viva non verrà mai. Possiamo fare anche un esempio: io tolgo la fiamma, non si gonfierà mai. Oppure io raffreddo la pietra sotto, non si gonfierà. Soltanto l'impatto tra sotto e sopra per evitare la vostra fiamma. Poi la farcite in vari modi? In vari modi, usiamo tutti gli ingredienti biologici. Questa farina è biologica, macinata a pietra, è di tipo zero. Ok. Ecco qua, noi la facciamo... Quindi farina zero, acqua, lievito. Acqua, lievito, madre. Acqua, addirittura con lievito madre. Con il lievito madre. Abbiamo il lievito madre. Ora se vogliamo vedere il suo interno, facciamo questo. Guardate un po' ferro, per favore. Rimane croccante. Croccante, ecco qua, facciamo un esempio. Ecco qua. Bella e buona. Il profumo. Il lievito madre, voi come l'avete fatto? Lo rigeneriamo sempre con un piccolo, siamo una piccola dote, lo rigeneriamo sempre. Quanti anni è che c'è questa festa? Questo qua è il quarto anno. Quarto anno consecutivo. Ok, quindi invitiamo tutti quanti a Beiano per la pizza a fiamma. Tutti quanti a Beiano la penultima settimana di luglio all'incirca tutti gli anni. E se qualcuno la volesse mangiare in pizzeria? In pizzeria a Beiano abbiamo il Capifuoco, che è una pizzeria che produce pizza a fiamma. Da noi è molto nota. La pizza a fiamma di Beiano, prodotto tipico registrato alla Regione Lazio.